Per me è sicuramente un piacere fare un piccolo sacrificio per venire qua, perché insomma mi sento a casa e ho amici, e non è soltanto una partita tra rioni per me, è un po' tornare a casa e cercare oltre che a divertirsi magari anche di vincere e andare in finale anche quest'anno. Mi manca di sicuro, cioè non farei tutto questo avanti e indietro, sì, mi manca, ho tutti i genitori qua. E quindi quando posso vengo, e soprattutto in queste occasioni ne approfitto per tornare. Ti faccio un'ultima domanda: quale potrebbe essere per voi l'uomo del match? Ma di sicuro io, sono più forte. Sarà una partita equilibrata che si deciderà all'ultimo, sarà tiratissima, loro sono un'ottima squadra, lo erano l'anno scorso, lo sono ancora di più quest'anno, e noi ci proveremo con tutte le nostre forze. Sai, c'è da preparare poco, perché le squadre si conoscono alla perfezione. Abbiamo giocato due volte contro l'anno scorso, due volte contro quest'anno, loro conoscono i nostri pregi e noi conosciamo un po' i loro difetti, e cercheremo di puntare su quelli. Dico Fanuele, ovviamente Mariani sarebbe una risposta troppo scontata. Capitano Fanuele. È importante mantenere la calma, partita tesa, partita nervosa sicuramente. Vabbè, sono due squadre che ci tengono al torneo, e sono forti loro, sono abbastanza compatti, sono forti, sono proprio. Hanno battuto, ci sono due risultati su tre, e quindi nulla, portiamo a casa il risultato, andiamo in finale e cerchiamo di vincere anche quella. Tutti e 14 che sono in panchina e sono venuti qui a giocare, ce n'è uno in particolare, siamo tutti qui con lo stesso spirito, stessa voglia di giocare e di vincere. Poi c'è chi è un pochino più bravo, chi un pochino meno, ma siamo tutti, l'importante è avere voglia di vincere e di andare avanti, poi la bravura viene da sé. Sicuramente una partita maschia come l'andata, è stata una partita tesa, sentita, e spero tecnicamente quello più valido dell'andata. Però noi chiaramente, come l'andata, faremo il massimo, daremo tutto quello che abbiamo e speriamo di portare questa finale, la seconda finale per il secondo torneo di Rione. Noi si chiede sempre in Bongiolini, no? È il nostro 10, il capitano, si spera sempre lui, ma comunque tutta la squadra è fondamentale, siamo tutti fondamentali, dare tutto, tanto siamo tanti, i cambi, siamo tutti ragazzi validi per cambiarci, bisogna dare solo tutto. Io credo che sì, è stata una partita muy difficile per mille motivi, poiché noi siamo una squadra molto competitiva, ma anche loro sono molto difficili, scusami ma non parlo bene l'italiano perché adesso vivo in Argentina. E niente, comunque sarà una partita veramente delicata, loro sono veramente molto forti, e ce la lotteremo fino all'ultimo minuto. Perniconi è un giocatore imprevedibile, è uno che cambia la partita in qualunque momento, è immarcabile, però cercheremo di raddoppiarlo e triplicarlo, anche quadruplicarlo, se ci proveremo. È un onore essere chiamato in causa da lui, sono molto onorato di giocare questa partita, anzi molto emozionato, perché lui è il mio idolo da quando sono piccolo, ho il suo poster in camera, è una vita che sogno di arrivare ai suoi livelli, ma non credo di riuscirci. Giocare oggi contro di lui, bellissimo, spero di riuscire a carpire qualcosa del suo talento straordinario. 1-0, gol di Bongiolini rovesciata. Beh, noi siamo carichi, sappiamo, ognuno sa quello che deve fare, ci aspettiamo una partita maschia difficile, perché sappiamo che loro sono rocciosi e sono molto bravi sulle ripartenze, quindi cercheremo di limitarli nelle ripartenze, ma allo stesso tempo di andare in porta noi. Il nostro modo di giocare questa sera sarà di giocare con grande tranquillità, la squadra tecnicamente e tatticamente è forte, deve avere questo come obiettivo e basta, non pensare ad altro, anche se siamo avvantaggiati dalla classifica, ci dobbiamo giocare l'accesso alla finale, quello sicuramente è dall'altro anno che vende, praticamente ci stiamo rimuginando, ci ritocca, il fato è cattivo, ci ritocca la solita squadra, e vediamo se toccherà a loro andare a casa come toccò a noi l'altro anno. Thank you.
Love the Christ. Good, good. It's been a while since we felt the way we did back when we were dumb and younger. It's been a while since mi scopo il del caso, ma è così. Ok, when I'm dry, no one else. Ma ciao! Anche se c'ho un uomo, giocatemela addosso. Giocatemela addosso, anche se c'ho un uomo. Ma non sulla bella mano, giochiamo nella base, ragazzi. Parecchio. Vediamo a fine partita, ma mi piace. Ci posso fare, ci provo dopo appena entro, dai. Sempre lui! Grande voce! 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 Grande dove ci si spinge in due, se dai un rigore, dai, non è che è un fallo. Sì, manteniamo la calma, mi date l'acqua. Noi iniziamo a giocare quando si va sotto di uno, quindi lo aspettavamo e adesso entriamo in partita. Ci siamo strattonati tutti e due, lui per prendere la posizione, però un calcio di rigore deve essere una cosa che è palese, un calcio di rigore, no, una trattenuta da tutte e due le parti, però l'arbitro l'ha fischiato e si perde 1-0 per ora. Che partita, mamma mia. Dai! Veniamola! Dai!
finito. Cominciamo. Rossi l'ha buttati su sul solo, perché ora sono tutti su. Esatto. Ora ho sbagliato lo stop, arriva solo. Uno quando rinvia, si rinvia da dietro, uno vicino al boncio, perché questa palla qui, se uno rinvia la rimorca, andava un po' tranquillamente. Ma c'è anche scivolato, se arriva per così. We felt the way deep in it's been a while since I looked into your eyes and saw stars like gold. Assolutamente, ma anche sul rigore stavamo giocando bene, l'unico modo per farci gol era il rigore, non c'era altro modo, non c'era altro modo. Palla piena! Carica l'ultimo gol all'andata, loro giocano molto fisicamente, noi bisogna giocare col gioco, quindi lo si aspetta la finale, dobbiamo dare tutto come oggi. Senti, loro è una squadra difficilissima da affrontare, molto rognosa, non ci fa partire palla a terra e noi siamo abituati a giocare palla a terra, quindi è stata veramente veramente dura, una delle peggiori squadre del torneo. Speriamo la prossima sia un attimino un po' più tecnica come noi e si farà una bella partita con la speranza che di vincere questo torneo. La prestazione nostra è stata bella, è stata la prestazione che dovevamo fare, dovevamo vincere per forza per passare, e è stata dura, è stata una bella partita lottata, loro hanno fatto la partita che dovevano fare anche loro, sono riusciti a trovare il pareggio, noi col pareggio non siamo andati da nessuna parte purtroppo. E bisognava provare a tirarli di più e prenderci di più, solo questo, cioè ci abbiamo creduto fin da ultimo le forze sono mancate, come a me, sono mancate anche a me, quindi più di così non potevamo fare.